Se quest'oggi vi dicessi che parleremo di un uomo che ha fondato un partito politico, fondato sull'antipolitica, sull'antipartiti tradizionale, sul fatto che era contro i capi politici degli ultimi anni, probabilmente vi starete sbagliando, perché quest'oggi parleremo di Guglielmo Giannini. Subito dopo la sigla. Quello che avete pensato non era la risposta giusta. Guglielmo Giannini ha fondato infatti un partito. Siamo negli anni 40 del 1900, ma ne parleremo tra poco. Andiamo subito a vedere chi era Guglielmo Giannini. Nasce il 14 ottobre del 1891 a Pozzuoli. Di famiglia medio-borghese, il papà è giornalista, lui vuole fare il giornalista, ma il papà non vuole. Tra l'altro fa diversi mestieri, i più vari, anche il muratore, e poi viaggia all'estero, dove in qualche modo prende, come dire, una simpatia verso i romanzi gialli. Inizia a scrivere per il Domani nel 1909, lui ha appena 18 anni. E scrive articoli, una rubrica dal titolo Le Vespe. Vi ricorda qualcosa? I Mosconi di Matilde Serao. Nel 1910 inizia a collaborare per la rivista Monsignor Perrelli. Lì è una rivista umoristica molto accattivante. E tra l'altro, lui subito comunque si dimostra essere padrone di se stesso rispetto anche a quelli che erano gli ordini familiari. Arruola volontario per la guerra italo-turca. È il 1911-1912 e si arruola volontario anche per la prima guerra mondiale, il 15-18. Dopo la Grande Guerra si trasferisce a Roma ed è lì che inizia a fare in realtà il mestiere di scrittore e poi anche di commediografo e, come vedremo, girerà anche dei film. Come commediografo, i testi più importanti sono del 1923, Parole d'ordine, del 1934, invece 34, stiamo parlando della sera del sabato. Continua a fare il giornalista e tra l'altro comincia ad avere un atteggiamento in qualche modo indifferente, se non quasi ostile. Siamo a metà dell'era fascista, nel 1934-35. Fa anche il regista. Gira addirittura quattro film in un anno, da sottolineare Grattacieli e Quattro ragazze sognano, entrambe di Paolo Stoppa. Siamo quasi all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e lui si dimostra assolutamente contrario all'ingresso in guerra dell'Italia a fianco di Germania e Giappone. Perché? Non perché era vicino alle posizioni in realtà pacifiste, ma perché semplicemente riteneva che l'Italia non poteva vincere quella guerra. Ma l'Italia entra in guerra e nel 1942 il figlio Mario muore proprio in un incidente militare con un aereo. Questa tragedia lo segna profondamente ed è lì che inizia un suo pensiero, un suo percorso antipolitico molto forte, fino ad arrivare alla conclusione della guerra nel 1945. Un testo fondamentale, politico, importante, La folla. Questo testo Giannini l'ha scritto nel 1943, subito dopo la morte del figlio, e apertamente antipolitico, antipartitico, antifascista, soprattutto contro, lo dicevamo all'inizio, i capi responsabili che hanno portato un paese in guerra per le loro ambizioni personali, senza possibilità di vittoria. Il testo viene pubblicato soltanto nel 1946, ma lui intanto, proprio perché scrive per i giornali, questo suo pensiero molto forte, molto critico verso il fascismo che ormai è morto e verso anche i comitati di liberazione nazionale che segnano in qualche modo i partiti che c'erano prima, fonda un settimanale, lo chiamerà L'Uomo Qualunque. Pensate, questo periodico ogni settimana vendeva 800.000 copie. Il favore delle persone che seguivano questo giornale fa pensare a Giannini che è arrivato il momento di fondare anche un partito. Nasce così il partito dell'uomo qualunque ed anche un pensiero in qualche modo ideologico che si fa chiamare qualunquismo. Ci sono le elezioni ovviamente dopo la fine della guerra.
E il partito dell'uomo qualunque ha una grandissima affermazione, un partito nato dal nulla, ottiene il 5,3% dei voti, 30 deputati vengono eletti all'Assemblea Costituente, lo stesso Guglielmo Giannini viene nominato capogruppo. L'uomo qualunque, il partito per vari errori di Giannini viene però subito a cadere. Ci sarà anche un'altra affermazione nell'inverno del 1946, un'altra grandissima affermazione. A Roma, pensate, prenderà oltre il 20%. Ma subito dopo errori politici di Giannini e soprattutto la nascita del Movimento Sociale Italiano, il rafforzamento della Democrazia Cristiana fanno sì che il partito dell'uomo qualunque praticamente morirà dopo appena 2 o 3 anni. Una parabola ascendente e discendente molto veloce, quella di Guglielmo Giannini. Morirà a Roma a 69 anni, nel 1960. Era il nonno anche di Sabina Ciuffini, la showgirl che affiancava Mike Buongiorno nella famosa trasmissione Rischia Tutto. Una parabola esistenziale che può essere rappresentata come un famoso proverbio napoletano: chi ste omun, chi navaca e chi va a fun. A domani.